Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi sarà un video preferiti del mese di marzo, che sarà relativo ai prodotti per la casa, beauty, insomma un po' di cosine varie. Iniziamo subito dai prodotti per la casa, nello specifico i detersivi. Uno dei miei detersivi preferiti che proprio ho conosciuto e scoperto a marzo e di cui mi sono innamorata è questo, che è un detersivo per i piatti gel concentrato. Allora, è il Dual Power. Allora, innanzitutto mi sono letteralmente innamorata perché, come potete ben vedere, è rosa e già solo questo, io amo follemente il rosa, quindi tutto ciò che ha colore rosa proprio mi chiama. E quindi, a parte il colore, mi ha fatto innamorare anche il dosatore e ragazzi, è comodissimo, è veramente comodo perché innanzitutto è facilissimo da utilizzare, mettendo sotto la spugnetta si fa molto più veloci e poi dosa già. Cioè ha già un dosatore per cui è molto più semplice, ha meno sprechi e veramente è molto comodo, mi sto trovando molto bene. Un'altra cosa poi spettacolare è il profumo, cioè sembra veramente di utilizzare un bagno schiuma. È buonissimo, è veramente profumato e in più come ultima cosa c'è scritto qua che è delicato sulle mani e in realtà è scritto su molti detersivi molto spesso ma non sempre è tanto vero. Io ho le mani molto sensibili e quindi facilmente si arrossano magari se un detergente è troppo forte, aggressivo eccetera. Ok che spesso, cioè di solito utilizzo i guanti per lavare i piatti però capita magari che li lavo senza quando lavo velocemente e noto subito la differenza. Invece con questo devo dire che veramente non ho notato particolari problematiche con le mani, l'ho trovato molto sensibile e delicato con le mani, quindi ottimo. Tra l'altro un prezzo, non ricordo adesso quanto veniva di preciso, l'ho trovato al Tigotà e il prezzo comunque era conveniente anch'esso e quindi super approvato. Un'altra cosa di cui mi sono innamorata tantissimo riguarda invece il bucato e sono queste, che è Lenora Unstoppable. Non è altro che un profumatore per lavatrice per i panni, sono delle palline che sono piene di profumo, vanno messe con il tappo, vanno versate nel tappo, fare la dose a piacimento, insomma in base a quanto uno vuole profumato il proprio bucato, versarle nel cestello e mettere i panni normalmente, attivare la lavatrice e niente, questo semplicemente farà profumare ancora di più il bucato. Inizialmente io avevo provato quello rosa, ma sinceramente ero rimasta molto delusa, prima di tutto per il prezzo, perché appena uscito costava quasi 7 euro, cioè 6 euro e qualcosa, ora non ricordo, e io non, quello rosa non mi era piaciuto per niente, non sentivo la differenza, i vestiti non profumavano come veniva detto e quindi sinceramente per il costo che aveva non valeva proprio la pena insomma spendere quei soldi. Poi però ho voluto dare un'altra chance anche a questo e invece questo mi ha letteralmente fatto innamorare perché io sento veramente la differenza quando lo metto a quando non lo metto, perché profuma tantissimo i vestiti, dà proprio quel profumo di pulito, di vestiti appena lavati, del bucato fresco insomma, e anche quando si stendono i panni lascia proprio questo profumo buonissimo in tutta la casa, praticamente tutta la stanza profuma di, che è una cosa che io proprio non posso fare a meno, profuma tantissimo di appunto bucato appena fatto, di pulito, di... è molto buono, è delicato come profumazione ma si sente molto bene, quindi anche questo super approvato, lo consiglio. Passando invece ai prodotti beauty, i miei prodotti preferiti, prima di tutto passiamo a questa palette. Questa è la palette della Too Faced, è la White Peach, adesso ve la faccio vedere nel dettaglio. Me ne sono innamorata appena l'ho vista, appena uscita, ero indecisissima tra questa e l'altra che è la Just Peach, solo che l'altra ha colori molto più caldi, molto più colore sul pesca diciamo, che in realtà io avendo già l'altra, la Sweet Peach di Too Faced, quindi ho preferito prendere questa. Vi faccio vedere anche nel dettaglio, qua c'è un grande specchio, i colori sono questi, semplicemente fantastici, ce ne sono tre che sono sul glitterati, tutti gli altri sono opachi, matte, e sono super scriventi, mi stanno piacendo veramente tantissimo, infatti ci sono già alcuni colori che sono super, già con il buco insomma, super scavati, e mi sta piacendo veramente tantissimo, profuma di pesca, questo è proprio una caratteristica delle palette di Too Faced, che hanno sempre le profumazioni intense e buonissime e soprattutto è molto scrivente, è di qualità e quindi vale proprio la pena spendere questi soldi. Tra l'altro io sono riuscita a prenderla perché mi era arrivata una mail con uno sconto di Sephora,
se non erro del 20 o 30%, e quindi ne ho approfittato subito e l'ho presa e sinceramente la sto usando tantissimo e tutti i giorni mi piace un sacco. Altro preferito per quanto riguarda il beauty sono queste, sono le tinte labbra di Maybelline. Sono praticamente conosciutissime, se ne sente parlare già da tantissimo, solo che le ho cercate ovunque, non riuscivo mai a trovarle perché erano sempre sold out. Finalmente le ho trovate al supermercato e ho preso, sono questa qua, nello specifico, questa è la colorazione, questa è quella tra l'altro che sto indossando in questo momento, è la numero 15 Lover ed è un colore. Adesso ve lo faccio vedere, è tipo un color malva, è veramente, veramente bello, che è tipo un nude ma molto più intenso, non è neanche tanto nude perché è più scuro, però è veramente, veramente molto carino. E l'altra colorazione invece è questa che è la 5 Loyalist e questo è un vero e proprio nude molto chiaro. Aspetta, vi faccio vedere lo scovolino. È questo colore comunque molto 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 chiaro e molto naturale, sono veramente valide, durano veramente tantissimo. Occhio che senza l'acqua micellare lo struccatore bifasico non vengono via perché solo l'acqua micellare non basta per toglierli definitivamente. Durano tantissimo. Diciamo che io tutto il giorno non durano perché di solito a metà giornata devo comunque dargli un piccolo ritocco, ma se anche fosse un da ritocco si vede che è appena andato via, ma comunque è arrivata a fine sera che ancora è su e quindi veramente soldi spesi benissimo e mi piacciono un sacco sia per la qualità che per le colorazioni. Un altro preferito di questo mese sono questi, che sono gli igienizzanti mani della Disney. Questi sono quelli di Mercy Andy. Io adoro questo brand, amo tantissimo questo brand perché fa dei prodotti veramente di qualità. Tra l'altro, i suoi igienizzanti mani, adesso ve ne faccio vedere magari uno. I suoi igienizzanti mani sono buonissimi. Questi, tra l'altro, anche super simpatici. Sono buonissimi perché hanno una buonissima profumazione e tra l'altro all'interno hanno anche queste, non so se si riesce a vedere in camera, queste perline, questa specie di glitterini e mi piace perché hanno la buona profumazione rispetto alla classica mochina che odora più di disinfettante e lasciano le mani morbide, idratate, come se metteste insieme anche una crema, insomma. E non le secca mentre la mucchina secca molto le mani e niente, semplicemente è carinissimo il packaging, cioè è stupendo e sono comodi da mettere in borsa perché sono appunto piccolini. E questa la particolarità è che sono per l'appunto tutti della Disney e sono carinissimi. Anche questi straconsigliati, sono riuscita a prenderli anche questi approfittando di un codice sconto che avevo trovato tramite una ragazza su Instagram. Passando invece come ultima categoria alle cose per la casa, sono degli acquistini che ho fatto ultimamente, nel weekend di Pasqua che siamo stati in Liguria, in un negozietto casalingo ho preso queste due cose. Ero indecisissima tra il colore e quindi le ho prese tutte e due ovviamente. Sono delle lanterne, io sono stra super innamorata delle lanterne e erano troppo carine, nell'indecisione le ho prese sia questa che è un verde pastello. Sì, un color verde menta e questo invece che è rosa pastello. Sono troppo troppo carine e quindi alla fine le ho prese tutte e due. Decorano veramente tantissimo la casa, poi ho molte cose sui colori pastello e quindi le ho volute prendere entrambe nelle decisioni. Come ultimissima cosa, sempre presa in un negozietto appunto lì in Liguria, è questo cucchiaio, questo mestolo, insomma, questo per la cucina. Anche questo è sopra bianco e sotto ha questo rosa pastello e la cosa bella è la scritta che c'è scritto latte, uova, farina e olio di gomito. Mi sembrava proprio carina, principalmente perché come vi ho detto prima, io se vedo una cosa rosa non resisto. E poi era simpatica anche la scritta e quindi anche questo ho voluto prenderla perché mi piaceva per rallegrare un po' la cucina. E niente, questi erano tutti i miei preferiti del mese di marzo. Fatemi sapere se magari vi sono piaciuti, se, quali sono i vostri preferiti, quali sono stati i vostri preferiti del mese di marzo. Se c'è qualche cosa, qualche prodotto da consigliarmi, sono sempre ben accetti i consigli e i suggerimenti, mi interessano molto. Vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!